Sì, sicuramente è stata una brutta botta. Con grande sincerità vi dico che nelle mie 6 partite sicuramente il primo tempo di martedì è stato non buono, invece è stato fatto un ottimo secondo tempo da parte dei ragazzi, assolutamente meritavamo più dell'Ascoli. Abbiamo provato fino in fondo a vincerla la partita, non rischiando praticamente mai, anche in 10 la squadra ha avuto grandissimo equilibrio. E dispiace molto per i gol presi perché sono stati 3 gol a difesa schierata e abbiamo magnificato quanto di buono la squadra aveva fatto, sia per l'equilibrio sia per la grande compattezza che aveva avuto. Allora, diciamo che Drudi è ritornato ad allenarsi con la squadra ieri, si è allenato stamattina, mercoledì ha fatto un lavoro differenziato e sicuramente la sua presenza ci permette di valutare altre situazioni. Per quanto riguarda la seconda domanda, ci sono tanti giocatori al di là di Machin che possono interpretare quel ruolo. Nello specifico bisogna dare di più, bisogna fare di più e questo vale per tutti. Quindi non mi piace fossilizzarmi solo su un calciatore. Sicuramente il nostro percorso è un percorso in salita. E per arrivare all'obiettivo bisogna dare tutti di più, quindi magari i 7 allenamenti in settimana non bastano, le 2 ore che stiamo in campo non bastano, bisogna aumentare ancora di più il giro dei motori e assolutamente la concentrazione. Vedremo domani come scenderemo in campo e cercheremo di mettere in campo quei giocatori che riescono a sposare meglio per convinzione, per determinazione, per atteggiamento, per peso specifico, a incidere dall'inizio o a partita in corso. Parlati molto mercoledì alla ripresa, ci ha fatto anche grande piacere la visita del presidente, le sue parole ci hanno caricato ancora di più. Abbiamo rivisto con grande attenzione la dinamica della partita, quello che non è andato al primo tempo, quello che di positivo c'è stato al secondo, gli errori che abbiamo commesso gravi sui gol subiti a difesa schierata e nello specifico, insomma, la squadra poi ha lavorato bene nei successivi giorni con grande attenzione. Quindi sappiamo che abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno della prestazione, abbiamo bisogno che tutti entrino in campo con la giusta mentalità, cercando di riproporre, come dico sempre, quello che facciamo durante la settimana con la testa libera, cosa che non c'è stata martedì al primo tempo, eravamo troppo compressi mentalmente, poco lucidi. Abbiamo sentito troppo il peso della gara, ma dobbiamo capire che da qui in avanti di tempo ce n'è poco.